Anche il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL è presente qui al Forum della Pubblica Amministrazione, nel nostro stand al padiglione 7, stand 23C. Siamo con la dottoressa Di Bella, che è la responsabile del DSM. Intanto vorrei farle commentare, dottoressa, questa immagine che abbiamo alle nostre spalle è un'immagine di un folletto nascosto nella foresta. È un po', forse, mi diceva prima, l'esemplificazione del lavoro che fate. Sì, è un po' l'esemplificazione dei nostri bambini, i nostri bambini che nella foresta rischiano tanti pericoli, e noi attraverso un attento lavoro di prevenzione e di presa in carico cerchiamo di salvaguardarli, un pochettino come il sottobosco dei funghi e delle felci fa nei confronti dei folletti. Quali sono i progetti che state presentando qui in questo stand alle persone che si avvicinano? Allora, intanto siamo qui per un motivo specifico. Abbiamo voluto partecipare al concorso Premiamo i risultati organizzato dal Ministro Brunetta e siamo tra le pubbliche amministrazioni selezionate tra i progetti finali che sperano, ambiscono a un premio per questo progetto. E partecipiamo con il sistema qualità della neuropsichiatria infantile. E la neuropsichiatria infantile è certificata per la qualità dal 1999 e continua a mantenere la certificazione, che sta continuando a portare avanti attraverso ulteriori specifiche, attraverso ulteriori progettualità. In particolare, a corollario del progetto grosso, che è quello del manuale della qualità, quindi del sistema qualità nella neuropsichiatria infantile, abbiamo una serie di progetti. In particolare un progetto sulla depressione infantile, che è un progetto che segue le linee guida già attivate dall'Ares Regione Puglia e dall'Università di Bari, quindi con la collaborazione dell'Ares e dell'Università di Bari, e che ha scelto la nostra azienda perché potesse essere portato avanti. Come è l'unica azienda. Questo progetto della depressione infantile? Allora, rappresenta intanto un intervento in rete con un link forte tra pediatra e specialista, e quindi una serie di attività che partono dalla prevenzione a tappeto sia nelle scuole, all'attività di monitoraggio di questi bambini da parte dei pediatri e all'invio allo specialista determinato che si occupa specificatamente del progetto, ed è un neuropsichiatra infantile insieme a uno psicologo, per la valutazione del bambino e per la presa in carico precoce della depressione. Tenga conto che la depressione infantile molto spesso è ignorata, perché è difficile dire che un bambino è depresso, molto spesso si ignora proprio la depressione. Mi scusi, come deve fare una famiglia per rendersi conto che il bambino, il proprio figlio, soffre di questo problema? Intanto non usare gli stessi parametri che si usano per l'adulto. Un adulto depresso è un adulto che sta triste, che sta in un angolo, che sta fermo e che manca di progettualità. Un bambino depresso a volte è il contrario, è un bambino irrequieto che non sta mai fermo, un bambino iperattivo, un bambino con disturbo dell'attenzione, con un bambino con insonnia, un bambino con disturbi dell'alimentazione, ha tutta una serie di cortei sintomatologici che sono tipici suoi, bisogna essere capaci di riconoscere i sintomi tipici nel bambino della depressione. Dopo la depressione infantile, quale altro progetto? Un altro progetto che è l'ultimo nato in casa neuropsichiatria infantile è il progetto Carezza. È un altro progetto interessantissimo, si tratta di massaggio infantile. Insegniamo alle giovani coppie che hanno dei bambini al di sotto di un anno a massaggiare il loro piccolo. E in questo momento siamo nella fase nella quale abbiamo giovani coppie con bambini in assenza di patologia. E la prossima fase, che partirà il prossimo anno, includerà invece bambini a rischio, sia per bambini prematuri, sia per bambini che hanno avuto riconoscimento di disabilità e quant'altro. Che cosa vogliamo fare? Intanto, già anche con i bambini che non hanno problematiche o rischio di patologie, cerchiamo di migliorare l'attaccamento. Se lei pensa che in alcune civiltà, ad esempio orientale, il massaggio infantile sul bambino si tramanda da nonna in figlia e che viene utilizzato come tecnica terapeutica, stiamo cercando di recuperare questo sistema e stiamo già avendo anche dei bei risultati. Le faccio un esempio: ad esempio, stiamo avendo dei bei risultati ad esempio sui disturbi del sonno e sulle coliche gassose. Invece di dare le goccioline al bambino che soffre di coliche gassose, insegniamo alla mamma, attraverso il massaggio infantile, a fargli passare la colica gassosa. Miglioriamo l'attaccamento mamma-bambino, e lei sa che i bambini intorno ai 3 anni poi rischiano molto il disturbo dell'attaccamento nella relazione con la mamma se l'imprinting iniziale non è stato positivo.
E poi ci sono altri progetti che presentate, insomma? Sicuramente, un altro progetto che stiamo portando avanti che è molto interessante è quello basato su una teoria che è quella della musica arte terapia, della globalità dei linguaggi, con la quale stiamo facendo dei progetti specifici sia sulle disabilità particolarmente infantili, particolarmente gravi, sa quelle disabilità nelle quali l'operatore spesso rischia il burnout perché non riesce a trovare strumenti validi, allora attraverso il contatto con il corpo, attraverso un messaggio che passa attraverso la gestualità, cerchiamo di intervenire terapeuticamente su questi ragazzi. E una sperimentazione che stiamo portando avanti è sui bambini con disturbo dell'attività e dell'attenzione, per i quali attraverso la globalità del linguaggio stiamo facendo una serie di progetti che aiutino i bambini al controllo stesso di quella che è questa incapacità a gestire il proprio corpo, il movimento del proprio corpo, e a rendersi consapevoli di questo movimento incontrollato e a cercare di controllarlo. Io voglio terminare qui questo nostro intervento senza prima però chiedergli una sua impressione del forum della pubblica amministrazione, visto che prima ha fatto un giro anche per le altre ASL, per gli altri stand, qual è l'impressione che ne è uscita fuori? Sicuramente un forum molto vitale, con tutta una serie di interventi interessantissimi. Io sono a caccia di idee nuove e di interventi nuovi. Mi sembra che ci sia molto comunque che sta andando proprio nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse, quindi anche dell'utilizzo di sistemi qualità, di chiarificazioni di processi, di definizioni di indicatori, che secondo me sono strumenti essenziali se la pubblica amministrazione vuole dimostrare di essere attenta al cliente, di essere attento soprattutto alla soddisfazione dei clienti e ai risultati che gli va a dare. Bene, grazie dottoressa per la sua disponibilità. Grazie.